Sull'ottava e ultima beatitudine in realtà non c'è molto da dire. Recita così: beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Perché non c'è molto da dire su questa beatitudine? Per due motivi. Il primo è che, per quanto riguarda capire che cosa Gesù sta dicendo, in realtà non è molto difficile capire che cosa Gesù sta dicendo. Abbiamo già incontrato queste parole nelle beatitudini precedenti, perché di essi è il regno dei cieli. È uguale alla prima beatitudine: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Dicevamo che il regno dei cieli è Dio, ed è dire che Dio si dona, Dio appartiene. A chi appartiene? A chi vuole appartenere? Di chi vuole essere proprietà? Di chi vuole essere il Dio? Il Dio di, la prima beatitudine diceva, di coloro che sono poveri in spirito, e questa dice di coloro che sono perseguitati per causa della giustizia. E che vuol dire la giustizia? Ne abbiamo già parlato nella quarta beatitudine, quando abbiamo detto beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati da Dio. Dicevamo che la giustizia è la giusta relazione con Dio e con gli altri. E quindi la giustizia è la vita buona, l'essere nella giusta relazione con Dio, cioè vivere da figli di Dio, nella fede, nella fiducia in Dio, e l'essere fratelli degli altri. Questa è la giustizia, la giusta relazione con gli altri, essere fratelli. Quindi abbiamo già incontrato molte parti della beatitudine e Gesù dice: beati coloro che vengono perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Coloro che, poiché cercano di vivere da figli e da fratelli, vengono perseguitati, incontrano Dio che si dona a loro come la cosa più preziosa che hanno. Quindi il primo motivo per cui non c'è tanto da dire è, in realtà è facile capire che cosa voglia dire. E il secondo motivo è che, se ci pensate, in fondo tutte le altre beatitudini, che sono come delle porte per incontrare Dio, in qualche modo dipendono dalla nostra libertà. Cioè sono delle chiamate che il Signore ci fa. Possiamo essere poveri in spirito, possiamo essere umili, possiamo fare pace col fatto di essere bisognosi, possiamo senza paura chiedere ciò di cui abbiamo bisogno, possiamo scegliere di non sentirci superiori agli altri e di non pretendere né da noi stessi né dagli altri cose ideali, no? Ma di accogliere noi stessi e accogliere gli altri, essere umili, essere semplici. Possiamo sceglierlo, possiamo provarci. Possiamo scegliere quando soffriamo, seconda beatitudine, beati coloro che piangono perché saranno consolati, possiamo scegliere di esprimere il nostro dolore davanti a Dio e di lasciare che sia Lui a consolarci, ad aiutarci nell'oppressione che possiamo vivere. Possiamo scegliere di non risolverci da soli la cosa, di non autoconsolarci in tutti i modi con cui nella vita ci si può autoconsolare, con i soldi, col sesso, col divertimento, no? Tutte le varie droghe, fra virgolette, che possiamo usare per anestetizzarci dal dolore della vita, e invece portare il nostro dolore direttamente davanti a Dio, nostro Padre, perché Dio desidera consolare il nostro dolore. Terza beatitudine, i miti. Possiamo scegliere di essere miti, cioè di non essere aggressivi nei confronti della vita, di non vivere la vita come se fosse qualcosa da mordere, da conquistare, da guadagnare, da fare. No. Oppure di essere, appunto, di vivere i conflitti in modo da voler vincere a tutti i costi, affermare noi stessi, vincere il mio diritto, la mia cosa, no? Ma poter vivere la mitezza, che in fondo è l'affidamento a Dio, sapere che abbiamo Dio per Padre, e quindi l'imparare la fiducia in Dio. Anche questo possiamo farlo, possiamo scegliere, possiamo pensarci, magari non ci capita, no? Però poi invece uno ci pensa e dice: no, in questa situazione posso provare a vivere così.
e via così tutte le altre, no? Possiamo, la quarta beatitudine, beati coloro che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati. Possiamo provare ad amare veramente la giustizia e il bene, provare ad essere, a vivere da figli, a vivere da fratelli, a essere misericordiosi, la quinta beatitudine, a essere puri di cuore, cioè a lasciarci purificare da Dio, a cercare di aiutare Dio, nel senso di essere disponibili alla purificazione che vuole fare dentro di noi, cioè alla bonifica del nostro cuore, essere disposti a cambiare interiormente, a convertirci, come si dice in gergo cristiano, no? A lasciare il male sempre di più e a scegliere il bene, aiutati dall'opera di Dio, dallo Spirito Santo. Possiamo scegliere di essere operatori di pace, certo che possiamo farlo. Ma non possiamo scegliere di essere perseguitati. Non è una nostra scelta. Non sta alla nostra libertà. E fra l'altro, anche se ci stesse, nessuno lo sceglierebbe, no? Perché non siamo cretini. Quindi nessuno sceglierebbe di essere perseguitato. Questa beatitudine non è una scelta, qualcosa da volere, da capire, da provarci. Questa beatitudine è la conseguenza di tutte le altre. È che se tu provi a vivere le beatitudini, sappi che incontrerai anche la persecuzione. Cioè incontrerai la persecuzione non è quando ti trattano male, punto. Perché a volte la gente ti tratta male perché ti meriti di essere trattato male, perché tu hai fatto qualcosa. Dici, sono perseguitato. No, non sei perseguitato. Sei, capito, stai semplicemente ricevendo l'effetto delle tue azioni. Perché il male spesso ci rimbalza addosso, no? Quindi, diciamo, prima di autodefinirsi perseguitati, potremmo facilmente scadere nel vittimismo, no? Io sono una vittima innocente. 90% dei casi non siamo vittime innocenti. La persecuzione indica proprio invece il fatto che ti trattano male ingiustamente, e i perseguitati per la giustizia ti trattano male proprio perché stai seguendo la giustizia, cioè stai facendo il bene, proprio perché sei misericordioso ti stanno trattando male, proprio perché sei mite ti stanno trattando male, proprio perché stai cercando di servire gli altri ti stanno trattando male. Capite che non è una situazione così frequente. Cioè, dei tanti trattarci male vicendevoli che abbiamo, molto pochi sono persecuzioni. Tant'è che la parola persecuzione noi la usiamo in generale solo per i casi clamorosi, no? La persecuzione di uno perché fa parte di un certo popolo, perché è di una certa religione, perché... Oppure nei cristiani antichi, no? L'epoca delle persecuzioni, che li inquisivano, li cercavano, li torturavano solo perché erano cristiani, senza che avessero fatto qualcosa di male, no? Allora, quando io faccio il bene e poiché faccio il bene vengo odiato, questa è la persecuzione. Ma questo non possiamo sceglierlo, no? Noi possiamo scegliere di fare il bene, possiamo provare a fare il bene, possiamo provare a vivere le altre beatitudini. Poi l'ultima, se ci tocca, può essere che ci tocchi. Di solito ci tocca. Se abbiamo provato veramente a vivere le altre, di solito un po' ci tocca. Sono degli assaggi di male che nella vita a volte facciamo. E la buona notizia è, anche quelli possono essere dei momenti di incontro con Dio, dei momenti unici, in qualche modo dei momenti forse un po' mistici, che non possiamo né pensare né prevedere. L'immagine di tutte queste cose è la croce di Gesù. Perché Gesù, innocente, viene ingiustamente accusato, viene calunniato e condannato in modo totalmente ingiusto e viene ammazzato, odiato da tutti. No, quindi l'immagine della croce di Gesù è proprio l'immagine della persona che sta soffrendo e viene odiato, non perché abbia fatto il male, ma anzi avendo cercato di fare il bene, no? Ma nessuno si sceglie la croce di Gesù, no? È che quando a volte capita nella vita, e il Signore di solito ce la dà proprio perché abbiamo, diciamo, perché stiamo cercando di vivere da discepoli, e lo stesso che è capitato a Gesù in un qualche modo sfiora anche la nostra vita. Allora Gesù dice, anche in quelle occasioni incontrerai Dio,
in un modo misterioso, perché il dolore ingiusto è il dolore peggiore, no? Chi è che può anche solo pensare che ci sia qualcosa di bello nell'essere odiati ingiustamente, nell'essere accusati ingiustamente? Non hai fatto niente, sei accusato, no? Proprio il, non so se avete sentito, qualche giorno fa c'era il caso di una donna in Australia che è stata liberata dopo 20 anni di carcere, perché è stata rivista tutta la sentenza, e quello che era stato giudicato 20 anni fa come certo, cioè che lei avesse ucciso i suoi 4 figli, in realtà sono uscite fuori tutta una serie di cose negli ultimi anni per cui no, probabilmente questi 4 sono morti di morte naturale, anche se incomprensibilmente sono morti l'uno dopo l'altro, ma c'è la possibilità, hanno detto i medici e quindi poi i giudici hanno assunto, che effettivamente siano morti di morte naturale. E quindi, se è vero, pensate, questa si è fatta 20 anni di carcere, accusata di essere madre omicida dei suoi 4 figli, essendosi sempre proclamata innocente, odiata da tutti, capito? Campagne stampa, chiaramente, una mamma che ammazza 4 figli, no? Cioè, il mostro, quindi è stata l'emblema del mostro per tutti per 20 anni, ed era innocente. E tu dici, oddio, no? Cioè, in quali abissi può scendere il cuore umano in queste situazioni? Ecco, il Signore dice, ma anche lì arriva Dio come colui che è la tua ricchezza. Però vi dicevo, c'è poco da parlare di queste cose, no? Cioè, sappiamo che nella nostra vita cristiana ci può essere anche questo. Se uno sceglie il bene, in qualche modo il male ti insidierà, ti toccherà, ti assalirà, si farà sentire nella tua vita. Quindi per questo non ne parliamo tanto, perché è qualcosa di molto alto e molto oltre. Cosa possiamo fare noi? Possiamo amare la parola che Gesù ci ha dato e provare a vivere le altre beatitudini, sapendo che queste porte sono veramente delle occasioni belle, facili e alla nostra portata per incontrare Dio. E il nostro Dio è un Dio che vuole farsi incontrare, che desidera disperatamente farsi incontrare. E quindi queste 8 porte in realtà sono le porte del nostro cuore, e sono quelle porte a cui Lui sta bussando e che noi dobbiamo aprire per farlo entrare, più che noi andare a cercare. Sono già in noi, nella nostra vita, nelle nostre circostanze, nelle nostre situazioni. Sono le 8 porte del nostro cuore che possiamo aprire, perché sappiamo che dietro la porta c'è colui che dice, ecco, io sto alla porta e busso, nel libro dell'Apocalisse. Se uno mi fa entrare, io verrò e starò con lui e rimarrò con lui. Quindi l'invito con cui concludiamo questo percorso è quello di aprire queste porte. E queste frasette delle beatitudini sarebbe bello saperle a memoria, impararle a memoria e ogni tanto ripetersele, un po' come delle gemme, delle perle preziose che possono veramente aiutarci nella vita.